Arcard al lettore applicato sul parabrezza anteriore. E là, questo ci siamo arrivati. Aprendo lo zip del finestrino e alzando lo sportello, tirare contemporaneamente. E già, ascolta, quando poi un palleggio lo devi fare. No, aspetta a me. E quando ho imparato come si fa, sono ben arrivato dove dovevo arrivare. Pensavo che avessi trovato il tuo nuovo giocattolino. È una tua macchina d'epoca. Che cos'è questa cosa? Un trabiccolo. Allora, caro Beppe, benvenuto nell'era del car sharing. Car sharing. Guarda, bellina come idea. Bellissima. Sai come si idea. Chiama? Si chiama. Come ti chiami macchina? Si chiama Twizy o Twizy o boh, come si chiama? Twizy è più bellino. Con il facciamo un po' di pubblicità, con il patrocinio di Atam, Comune di Arezzo e addirittura la firma della Regione Toscana. Guardalo bene, perché questa era una delle mitiche, dei mitici esemplari che erano tenuti nei parcheggi anche alla manutenzione, al mecenate, al baldaccio, erano stati immortalati, era arrivata anche Striscia la Notizia. Adesso alcuni di questi esemplari sono stati messi in circolazione, cioè sono stati collocati, non tutti, sono stati collocati nei parcheggi più trafficati, più transitati, come ad esempio questo qua dell'ex Cadorna. Allora, ora leggiamo quanto costa, eccetera. Intanto colpisce che comunque qui è mezzo aperto, perché, sì. Nel senso, pare che c'è una zip, quindi volendo tu metti la mano, puoi aprire la zip di là. Se ci arrivo, considerando che non siamo proprio nella capitale. Ah, qui esterna, zip, vedi? Esterna. Quindi, considerando che non siamo proprio nella capitale del bon ton qui alla Cadorna, visto anche quello che abbiamo trovato in passato, ci auguriamo che nessuno faccia nulla di che vanda. Fa l'uccello del malagurio. Non faccio l'uccello del malagurio, però conosciamo purtroppo la situazione. Allora, questo, l'utilità di questo, mi viene come chiamarlo, che è da un posto solo, perché credo c'è un'altra versione anche, che sono, non so se c'è un'altra versione un po' più grande. Ah, sono due. Sono due posti. Ah, dai. Ci stai tu lì dietro, sì. Insomma, ci stai anche tu. Dopo mi ci vuole la gru per tirarmi fuori. Comunque, uno deve fare una procedura, nel senso che si fa un abbonamento, perché ora in offerta credo costa 5 euro all'anno, quindi niente. Arriva qui. Mm-hmm. Magari perché intanto arriva la qui tesserina, la tesserina la mette qui, la mette lì e scatta la tariffa di 0,15 15 centesimi all'ora. Niente, aspetta, dipende dove devi andare, nel senso loro dicono poi mi dicevano andare a Firenze con questa, no, però, però in teoria tu lo puoi tenere anche vari giorni senza alcun problema. Paghi, vero? Paghi, la porti anche a casa, la puoi portare a casa, puoi andare a fare, puoi andare al mare, puoi andare dove vuoi, anche se a quel punto è più conveniente un donneggiare al mare, no? Vai all'Avis o a, non so, gli altri analoghi. Ci arrivi al mare, c'è da caricare la batteria. Quanto tu carica? Non lo so, ma mediamente massimo 100 km durano. Quindi al mare da Arezzo non ci si arriva. Comunque, con 100 km. Il sindaco Ghinelli è stato interrogato su questo car sharing. Vediamo cosa ha risposto, perché è interessante, adesso la ritroviamo. Allora, domanda sempre, è il solito, Paolo Lepri, del Movimento 5 Stelle, che ha sempre... Ma non ha niente da fare. Ha sempre questi quesiti, no, sono interessanti, alcuni sono quesiti interessanti, chiede, la passata amministrazione per una spesa di 300.000 euro aveva acquistato mezzi elettrici mai utilizzati. Ora questa amministrazione ha lanciato il nuovo servizio di car sharing, chiedo se queste auto questo utilizza auto nuove o le vecchie aggiornate nel software. Il sindaco risponde: il servizio era già attivo, l'utilizzo è stato finora scarso. Nullo, perché come facevi a utilizzarlo? Sì, tra l'altro, nulla. Che non c'erano. Comunque, per cui Atam e Comune hanno fatto la scelta di ricollocare le vetture in parcheggi noti e maggiormente utilizzati dai cittadini, ex Cadorna, Eden, Tribunale e Stazione. Giusto. Le auto sono quelle vecchie. Sì. Non le abbiamo messe a disposizione tutte per risparmiare sui costi assicurativi. Partiamo con 12 e in base al gradimento dei cittadini siamo pronti a implementarne il numero. Va bene, io vorrei. A fine anno faranno, o fra qualche mese faranno anche un'analisi di quello che è stato fatto, quanto sono state utilizzate e così via, e si accorgeranno di quanto costano e quanto vengono utilizzate. E si accorgeranno anche che non le utilizzano. Arrivano al mecenato. Anche perché, ascolta, non è una città che è una metropoli, no? No. Nel senso,
Dove ci vai con queste macchine? Cioè, tu arrivi qui e poi dove vai? Fai in prima... comune. Ma vai a piedi. L'unica cosa è potresti andare in comune. Vabbè, ma vai a piedi. Ma allora che hai imparato tutto perché ci devi imparare? È un po' complicato. Sei arrivato in comune 100.000 volte. Hai risparmiato forse un euro, due esatto. euro. Esatto, l'abbonamento è 5 euro. Hai guadagnato in salute, che hai fatto una passeggiata. Che ti fa bene anche esatto. a te. Esatto. E dopo, quindi, mi sembra un po'. Vabbè. Sono voglie queste qui, io dico che sono voglie. Sono quelle mode esatto. che devi, oggi sai che devi scambiare, devi fare lo sharing. L'unico modo per guadagnare con queste macchine, lo sai qual è? Venderle. Ecco. Da commercialista ti senti di dare questo consiglio sì, accalorato. E qualsiasi cosa recuperi hai sempre guadagnato un sacco di soldi. Bello il cash quando è. Ma tu quando vedi nel tuo conto che ti arriva un bonifico, sì. come fai? Fammi vedere. Ti vedi, oddio. Quando c'è pagare la tassa che mi girano le scatole e poi io gli fa tu spendi tutti i soldi sono tasse ma smetti si paga tutte queste tasse pensaci te li faccio io. Comunque nell'epoca dello sharing hai mai pensato anche di scambiare la moglie? Come fare uno scambio di coppie? No scambio di coppie della moglie per un'ora due 15 centesimi all'ora perfetto io ne prendo un'altra? No, dai guarda che no. è una fatica ci ho fatto per insegnargli qualcosa 40 anni adesso che mi faccio da però capo forse costa più che per 15 centesimi ad un altro che tenerla attorno. No questo non lo so non si sa questo non lo so questo non lo so perché se fai analisi di tutto forse costa meno quella 15 centesimi e poi cambia ogni tanto invece con quella di fissa ti costa ma ormai le scelte comunque per il momento è stata gradita dal ragnetto che ci ha già fatto la sua ragnatela quindi avete qua qualcosa benissimo ciao caro ciao.